Buonasera amici, siamo in diretta qui a Castelmaggiore. Questa sera per me è una serata molto importante perché c'è un ospite che io da una vita che seguo e stimo moltissimo. Comunque abbiamo la regia, il mitico Gabriele, e per telefonarci, per parlare con questo super ospite è 051 70 93 457 e per mandare i vostri messaggi, che così dopo io li leggo, ci provo a leggerli perché anch'io faccio come posso, è 333 959 8609. Però adesso per dare un identikit a questo insomma super ospite mandiamo questo video, un pezzo importantissimo, vediamo se lo indovinate. Vai Gabri! Sento la nostalgia del passato, dove la mamma mia ho lasciato. Non ti potrò scordare, casetta mia, in questa notte stellata la mia serenata io canto per te. Romagna mia, Romagna in fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore. Quando ti penso vorrei tornare dalla mia bella al casolare. Tassinari. Romagna mia, Romagna in fiore, tu sei la stella, sei l'amore. Quando ti penso vorrei tornare dalla mia bella al casolare. Romagna, Romagna mia, lontan da te. Un abbraccio a Romagna mia, insieme! Quando ti penso vorrei tornare dalla mia bella al casolare. Romagna, Romagna mia, lontana da te. Vai, Romagna mia, ma chi sarà l'ospite? Chi sarà? Chi sarà? Gabriele, siamo pronti? Eccolo qua! Ciao a tutti! Il grande Mauro. Vi aspettavate una donna, eh? Ce n'erano due. Grande, grande voce. Grande, la voce grazie. Della Romagna. Io lo seguivo già da bambino perché mio padre ascoltava le cassette di Casadei, io lo ascoltavo e poi sarà 20 anni che lo seguo sempre con ammirazione. Lui, Fiorenzo, Moreno, Walter, siete troppo gentili. Bene, allora sei a nostra disposizione, vero? Sì, per due ore ti possiamo tartassare, qui, giusto? Anche da casa tartassate, quindi mi domande, sì, chiamate, fate. Saluti più che volentieri, i numeri li sapete, 051 70 93 457. Io sono contentissimo di essere qui con due amici. Grazie, quindi. Fa piacere, noi è un onore. Sono stato contattato dal mio omonimo. Sì, da Mauro.
Però poi insomma, quando hai chiamato sono Mauro, lui ha detto no, sono io, sono Mauro. Io Mauro. Ma sono io Mauro, Mauro, Mauro Ferrara. Abbiamo Moreno il Castano, Mauro, Mauro il Castano e Mauro Ferrara, va bene. Allora, abbiamo già la telefonata. Vai. Sì. Questa è la nostra amica. Questa è Forlì. Sì, Anna di Forlì. Anna, ciao, visto che abbiamo stasera. Ah, Silvio, sì, lo conosco, Mauro. Buonasera, buonasera. Sì, bravo, buonasera. Dica. Oh. È un po'... Anna, si sente, dimmi. C'abbiamo Mauro Ferrara, hai visto? Lo so, lo conosco, lo vedi sempre, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, lo so. Va bene, ascolta, cosa, dopo mettiamo il prossimo pezzo, lo dedichiamo a te, va bene? Sì. Anna di dove? Di dove, Anna? Forlì. Bene, bene, allora ci vediamo presto, alla Cadelliscio. Sì. No, non ci vado a ballare. Porca miseria, mi dispiace. A casa, però insomma ci guarda sempre, i video li guarda quando mandiamo in onda, vero? Sì, anche ieri sera, guardo sempre io. Brava. Va bene, un bacione, lasciamo la linea libera anche per gli altri. Sì, sì, saluto a tutti. Un bacione. Ciao. Ciao, ciao. Allora, leggiamo qualche messaggino. Qualche messaggino, dai. Cominciano già arrivare. Allora, ciao Mauro, sono Edoardo, ti saluto con affetto. Ti conosco da tanto, da quando venivi con Casadei a Sovicille, Castelnuovo, Berardenga. Siena, fino a Siena, dai. Sì, sì, anche più in là. Mi piacerebbe, sì, infatti. Siete andati fino a Londra, dunque, vedete. Mi piace dirlo di più, a Londra ti ho sentito a Londra io. Dai, io ero là al Grand Hotel Hilton, no, Hilton. Adesso non mi ricordo, Hilton, però eravamo lì alto, in piani alti. Parte, cioè, sono andati anche in Brasile, ho visto i video. Io non ci sono arrivato, però a Londra ci sono arrivato. Casadei, New York, abbiamo fatto, Goya. E dopo un altro messaggio che non riguarda te, mi piacerebbe molto sentire le 33 galline di Chicco Di Matteo, se potete, grazie Berardo Cavaglion, Verona. Faremo perché possibile. Chicco Di Matteo ha 33 galline? Sì, sì, è il gallo, lui. Il gallo è lui. Se non stasera, Matteo, magari domani. Matteo. Tanti saluti da Sandro e Marta d'Imola, vorremmo ascoltare Ciliegi Rosa da Aldo Siboni, oppure bene, un altro brano sempre di Siboni, grazie. Okay. Qui ci sono sempre Siboni che sono amanti. Buonasera, un saluto dalla bella Bologna, ci fate ascoltare la mitica cumbia, grazie Romano, Serena e Luca. Va bene, sarà fatto. Ciao ragazzi, sono Remo da Ferrara, mi mandate un brano cantato da Ferrara? Sì, dopo. Sera, assolutamente sì. Allora, non telefonate sul numero del cellulare perché non rispondiamo. Il numero, il 333 quello là, perché, scusa sì, Mauro, sì. Il 333 si usa solo per i messaggini, eh? Quindi... Okay. Abbiamo una telefonata in linea. Oggi con te... Pronto? Pronto? Ciao Mauro, ciao Silvana, ciao Anna. Ciao. Ciao Mauro, ciao Silvana. Esatto, hai visto chi abbiamo qua stasera? Ho visto, lo conosco come ragazzo. Quindi voi, grazie per il ragazzo. Ah, io il Baleme, grazie. Io il Baleme, qua sul Cantela, con Casadei e poi dopo... Ma di dov'è lei, signora? Come? Di dov'è? Io sono di Castel San Pietro, non mi avete conosciuto ancora voi altri due ragazzuoli? No, io sì, ma sai, ma Castel Stavara... San Pietro. Castel San Pietro, Terme. Tra Imola e Bologna. Sì, sì, ma lo so, c'era un ristorante che si chiamava Arlecchino, c'è ancora? C'è ancora, caro, Dove c'era una cantante che si chiamava Delia Cenni, era la cantante di Borghesi quando ero con Borghesi negli anni 70. Sì, io so tutto. Brava. C'è ancora, posso mangiare ancora bene. Brava. Poi c'è anche mia cugina che si chiama Franca Carlini che abita lì. Ah, sì? Bene. Sì. Mauro è pratico. Non la conosco, però insomma... Non ha un distributore di benzina lì da te, lì della tua zona. È proprio della zona, sì, abiti lì praticamente. No, io non abito lì, però so che ci abita anche mia, perché ogni tanto quando andavo a suonare lì nei dintorni mi veniva a trovare. Certo. Suo marito si chiama Mauro, adesso i cognomi. Anche lui un altro, è ovvio, con i Mauro. E loro si sono trovati perché lei chiamava me, chiamava Mauro, allora quell'altro dice, come chiami me? Mauro, bravo. Tanti Mauro. Allora, ciao. Allora ragazzi, adesso io vi lascio perché è giusto che anche gli altri abbiano l'opportunità di salutare Mauro Ferrar, Mauro, quell'altro Mauro lì, Mauro Piccolo, Silvano. Sì, Silvano Grande. Niente, io fate quello che volete e vorrei dedicarlo alla Silvia perché io ieri sera non sono riuscita a telefonargli perché avevo un impegno e quindi me la dedicate da Anna alla Silvia. Sarà fatto.
e a tutti voi, bravi, belli ragazzi. Grazie, grazie, fratelli, grazie. Grazie, grazie. Stasera, stasera noi donne, noi nonne, ci lucidiamo gli occhi. E vai. Alla faccia degli uomini stasera. Grazie, grazie. Troppo gentile. Brava. Mauro, ciao, sempre ragazzi, piaciuto al pubblico femminile. Ciao. Le cose belli, bravi. Magari se mi chiamava anche me Mauro, magari vedevo bello anch'io. Ma gli diamo nome per stasera, Mauro. Anche mi chiamo, magari è il nome che porta fortuna. Ti chiamiamo perché... Maurone. Maurone, Maurone. Ciao, belli, ciao. Ciao Anna, ciao. Ciao. Anna. C'hai dei messaggini? Messaggini, vedo. No, ma io stavo finendo, dopo hanno telefonato, lo rileggo. Ciao ragazzi, sono Remo da Ferrara, mi mandate un brano cantato da Mauro Ferrara, sì. Così i ferraresi sono contenti. Ciao Mauro, sei un cantante straordinario. Grazie, grazie. Ciao Silvano, ciao Mauro, questa sera avete un ospite eccezionale. Saluto tutti, è vero, basta. Vi ringrazio. Perché te ti chiami Mauro Ferrara, però è un nome d'arte. Allora, io mi chiamo Mauro Ferrara perché sono ferrarese, quindi sfatiamo, questo è il mio cognome d'anagrafe è Carlini. Sono nato ad Argente, in provincia di Ferrara, e quindi quando sono andato con Raul Casadei mi ha messo il nome Mauro Ferrara. Sei un mezzo emiliano. Sì, sono emiliano. Emiliano. Oh, adesso stai in Romagna. Abito in Romagna, mi sono sposato con una romagnola. Si sta bene in Sono Romagna. Insieme a questa romagnola da 38 anni, giusto? Più altri 10 anni di fidanzamento, quindi sono 48 anni che sono insieme a mia moglie, quindi sono contentissimo, felicissimo. Però mi raccontava tua moglie che ti ha sposato, che non eri ancora famoso. No, cioè, no, no, questo è il vero, facevo il saldatore. E questo è il vero amore. Che se, insomma... E quando andavo da mia moglie, siccome il saldatore, sai, dava fastidio, mi metteva le patate negli occhi perché dava fastidio, sì, non saldare. E poi dopo abbiamo avuto un complessino di Campotto che si chiamava Le Ombre Nere, uh-huh. Abbiamo fatto questo complesso che si chiamava Le Ombre Nere a Campotto e ho iniziato lì così. E poi sei andato da Borghesi? Poi nel 69, tornato dal militare, sono andato col maestro Vittorio Borghesi. Ah, ecco. E poi sei andato con il grande Raul. Dopo nel 74 con Raul, perché tanti pensano, ah è andato con Casadei. No, io ho cominciato con Borghesi nel 69, poi dopo nel 74 sono andato con Raul. Io sono andato nel 75. Beh, ho cominciato bene. Abbiamo una telefonata, pronto? 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 Buonasera. Pronto. Silvano, Mauro, sono la Rina, la bisnonna. Sono la Rina, la bisnonna. Ciao, la bisnonna. La bisnonna, hai visto che abbiamo Mauro? Mauro Ferrara. Ha una bella voce la bisnonna. Sì. Io oggi ho ricevuto i vostri CD. Ah, i CD. Fa piacere. Brava. È vero che abbiamo spedito i CD, è vero. Io vi voglio tanto, tanto bene. No, ascolta. E voglio tanto bene anche quel signore lì che è in mezzo a voi. Ah, grazie. Mauro, che grazie. Lo sento sempre. La ringrazio. Magari l'è andata anche a sentire a ballare, a cantare, a ballare. No, quando ero giovane. Sì. Adesso ho 87 anni. Complimenti, non complimenti. Si balla più. La mia mamma ne ha 89, si chiama Angelina. Grazie. Quindi potrebbe essere mia mamma. Vedi? Vabbè, voi potreste essere tutti i miei figli. Brava, ragione. Ci fa piacere che ci stai seguendo. Un bacione grande. Un bacione. Ciao. Vi voglio tanto, tanto bene. Siete la mia famiglia. Bene. Ciao. Ciao, okay. ciao bisnonna. Ciao bis. Ormai l'abbiamo battezzata bisnonna. Allora, facciamo i messaggini e poi andiamo con un po' di musica. Sì, se no è tutto a un parlare, dopo si lamentano. Dai. Allora, ciao Mauro, tanti saluti dai tuoi amici di Pieve e di Cento. Ah! Adesso te li cito. Sì, Sara, sì. Celso, Emanuela. Ci vediamo presto, bacioni. Grazie, bacioni. Ciao. Pieve di Cento, qui vicino. Sì, qui vicino. Ci sei a suonare qui vicino? Sì, sono a... Fra un po' sono al Vivi a Castel San Pietro il 5 novembre. Allora, quindi siamo vicinissimi. Allora il 5 novembre sei qui. 5 novembre. Tutti al Vivi, al 5 novembre. Pietro in Casale. Sì. Al Vivi. Poi c'è l'altro messaggio, Mauro. Ti si gira tutto. Sì, qui si gira tutto. Io ormai mi giro anche. Perché Mauro, nonostante due anni col hai l'iPhone, però si gira, guardalo. Si gira, vai così. La pizza. L'ho già letto, Va bene, allora andiamo con la musica, dai, andiamo con un altro brano. Dai. Partiamo con quel brano là? Sì, dai. Sì. L'amore adesso? L'amore adesso, del maestro. Maestro Stefano Del Nevo, parmigiano. Te l'amore hai dato? Sì. Alla moglie. Sì, roba grande, dai.
Allora, amore adesso. Se non un anno in più, se alzo il mio bicchiere, con me ci sei anche tu. Io sono ancora qui con voi, canto e sono qui per voi. Non può finire quando è bello anche il mio pianto, perché l'amore adesso per questa musica ha un verso e un senso e ancora ne avrà. Questo palco ci salgo e poi mi chiedo quale sarà il motivo e perché mi sento vivo. Il tempo nasce poi se ne va, il tempo non ha mai sono ancora dov'ero pure allora, perché l'amore adesso per questa musica ha un verso e un senso e ancora ne avrà. Che voce, che voce, Matteo Mare, che voce, 2009. E posso dire che c'hai sempre una voce... Speriamo che duri questo. Ma ti voglio dire, ma ti alleni un po' tutti i giorni o è così? Quando lavori. Quando lavori. No, non hai paura di magari di colpo d'aria, di perdere? Ah beh, quello sì, difatti la sciarpina, sto attento. La curi, devo stare un po' a riguardare. Poi la mia età poi, ti devi riguardare ancora di più, perché se ti ammali ci vuole tanto tempo per recuperare, mica come voi che siete giovani. Ma tu dire che hai fatto delle lezioni quando giovane? No, oppure... Io, guarda, ho imparato tantissimo da mia madre, perché mia madre era cantante che faceva un po' lirica, quindi ho cominciato con mia mamma. Poi dopo sono andato a scuola un po' a Bologna, sono andato a scuola un po' a Lugo di Romagna, che c'era una maestra che si chiamava Brini. Qui a Bologna tanti dicono Scaglioni, sono andato anch'io da Scaglioni, solo che costava troppo, sì. E allora dopo ho ripiegato. Però
La madre natura mi ha dato la voce, quindi penso che la cosa fondamentale è la madre natura, poi diciamo che quegli altri ti danno una mano. Poi dai, ancora ogni tanto vado a lezione di logopedia, vado a fare qualche cosa a Ravenna. È importante, la logopedia è molto importante, sì. Infatti. Va bene, allora abbiamo una telefonata. Pronto? 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 Tutte donne. Buonasera. Tutte donne fino adesso. Strano. Sì? Sì, salve. Buonasera a tutti e tre. Grazie. Grazie. Io sono una signora di... Adesso abito a Medolla, però prima ero di Quarantoli. E conosco bene Tessinari. Ah, Fiorenzo. Bene, bene. Sì. Come si chiama lei, signora? Che quando io lo vedo... Io mi chiamo Anna Castellazzi e sono di Quarantoli. Ah, domani quando lo vedo glielo dico. Castellassi. Sì. I suoi consuoceri, i suoi sono di Quarantoli, è il mio paese nativo. Bene, bene. Di Fiorenzo. Comunque volevo fare tanti tanti complimenti a Mauro Ferrara, grazie. Il biondo moreno. Grazie, grazie. Perché io ero una ballerina proprio dell'Ischio. Dove veniva a ballare, signora? Ah, andavo con mio marito quando avevo dappertutto. Brava. Perché noi avevamo molto il liscio. Benissimo, benissimo. Mi ricordo ancora, secondo Casadei, che è venuto a Quarantoli. Vabbè. Ha girato dappertutto. Bene, bene, bene. Io non c'ero però, Con secondo non c'ero. Io ero nel periodo di secondo Casadei, io ero col maestro Borghese. Ma andiamo negli anni 60. L'anno che ho cominciato io con Borghese, va bene. Va bene. Comunque vi faccio tanti tanti complimenti. Grazie Anna. Saluto a tutti e se potete farmi una delle vostre di Casadei, allegra. Senz'altro, senz'altro, ne abbiamo, dopo le facciamo sentire, grazie. Va bene, io vi ringrazio tanto. Ciao. Grazie Anna. Lorenzo, l'altro socio Moreno. Va benissimo. Io vi seguo sempre. Bene, 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 grazie. Sono da sola e io ascolto solo la musica vostra. Lei è da sola, quindi Silvano e Mauro le tengono compagnia, brava. Sì. Io vi seguo tutti i giorni. Va bene. Grazie, un bacione. Ciao. Grazie anche a voi. Ciao. Bene, allora andiamo adesso con qualche cosa di diverso. Avevano chiesto una canzone di Chicco. Ha chiesto le galline. Uno da Verona vuole le 33 galline di Chicco Di Matteo. Che Chicco ha nel pollaio. Esatto. Allora le voglio vedere anch'io. Chicco. Le guardiamo insieme, vai! C'è un gallo nel pollaio con 33 galline, lui ce la mette tutta come un pazzo, ma 33 sono troppe per un galletto solo, in fin dei conti non è più un ragazzo. Svegliandosi al mattino lui fa chicchirichì e tutte le galline son già lì. Ecco la prima, poi la seconda, quindi la terza, la quarta, la quinta. E tutte quante lui se le fa, ma tanta forza chi gliela dà. Ecco la 30 e la 31, la 32 poi la 33. Sei un maschietto davvero coi fiocchi, non c'è maschietto migliore di te. Ti arriva inaspettato un pappagallo sudamericano. Le 33 galline perdendo stan la testa, per quell'amante con la lancia in resta. Seppur quel pappagallo non fa chicchirichì, all'alba le galline son già lì. Ecco la prima, poi la seconda, quindi la terza, la quarta, la quinta. E tutte quante lui se le fa, ma tanta forza chi gliela dà. Ecco la 30 e la 31, la 32 poi la 33. Sei un maschietto davvero coi fiocchi, non c'è maschietto migliore.
migliore di te. Da tanta tracotanza ben presto perse tutta la pazienza e preso il pappagallo che alzava un po' la cresta gli disse dai non fare l'egoista. Le donne nel pollaio lo sai sono 33, avanzane qualcuna che per me. Gliela dà. Poi quei due amici fecero un patto, amere e dispari le pari a te. Una per una fa male a nessuno e nel pollaio regnano due re. Una per una fa male a nessuno e nel pollaio regnarono due re. E Chicco Di Matteo con le 33 galline. Sei amante, 33, sei amante della natura, è Mauro. Gallitto, lui. Sei, sei amante della sì, natura. Io l'ho visto anche col fieno, con è vero, sì, la bella qua. Eravamo in uno studio a Rimini dove c'erano tante situazioni. Aveva il corpetto, c'era il suo nudo. Tricche sì, ballacche. Tricche ballacche. E allora lì abbiamo girato tanti video, no? Perché c'erano degli ambienti, tutte stanzette. Erano vestiti da contadini. Erano vestiti da contadino, con la paglia, il furgone. C'era Fiorenzo, che c'era la forchetta Tu hai notato che Fiorenzo gli vanno giù i calzoni. Sì. Abbiamo la telefonata, c'è Gabriele che sta cercando di dircelo in tutte le maniere. Ciao Gabriele! No, pronto? Pronto? Salve, è in diretta. Sì. Buonasera. Io voglio salutarvi tutti e tre, in particolare quel persone in mezzo a voi. Bene, dica, chi è lei, scusi? Io sono la Carla da Sardegna in Persiceto. Carla, ciao! Questa la conosco. È l'omonima di mia moglie, no Carla? Tanto, e poi la conosco. Sì. Sei l'amica dei Ferioli, sei la moglie di Giorgino. Sì, la moglie di Giorgino. Vai, ci ho preso. Ciao. Ciao, tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Adesso speriamo di vederci al Vivi, che hai detto che ci sei il 5 di novembre. Il 5 novembre a tutti al Vivi, ci vediamo tutti lì, Speriamo. Quindi avvisa anche tutta la compagnia, mi raccomando. Sì, speriamo tutti. Adesso ti mando il saluto. E poi da parte anche di Ferioli, da Beppe e la Laura. Grazie, grazie, contraccambia. Dicevano che provavano anche loro, ma io già da quanto avete iniziato, che sono attaccata al telefono. Vedi, Carla, sei stata bravissima, complimenti. Salutami anche i Ferioli, salutameli tutti, salutami Beppe, bene, la Laura. Ciao, un bacione. A tutti anche voi. Ciao, un saluto. Quindi questi riconosciamo. Riconosci, vedi, ti verranno anche a trovare. Sì, spesso vengono spesso a trovarci. Ballerini. Pensa che l'altra famiglia, la Ferioli, che sono sempre di San Giovanni in Persiceto, mi seguivano quando ero con Borghesi. Dagli anni 70. Guarda, facevano dei chilometri e chilometri in macchina. Venivano a Stradella, che era uno dei posti più lontani dove andavamo, il Sandalo Cinese. Pavia. Ciao Beppe, ciao Laura. Voi affezionati. Proprio. Sì. Pronto? 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 Buonasera. Chiamo da Cervia. Oh, Cervia. Da Romagnola, buonasera. Sì. Ti chiami? Mica male stasera, Mica male, avete una compagnia, mica da poco. Insomma, è un grande lui. Sì. Sono venuto qui perché è una delle televisioni più viste. Ecco perché sono venuto dalla Romagna, mi sono trasferito qui a Bologna. A Bologna, che stai maggiore. Certo. Come si chiama signora lei? Io mi chiamo Bruna. Bruna da Cervia. Sì. Bruna, vengo a casa sua fra un po'. Ah, va bene. Il primo ottobre sono a San Zaccaria.
quando? Al 1° ottobre, la festa parrocchiana a San Zaccaria, vicino a casa sua. A dire la verità, parte a piedi oggi, parte a piedi più tardi per arrivare al primo. Il 1° ottobre, si ricordi, San Zaccaria, e poi mi deve dire, io sono quella che ho telefonato da CEA. Ha detto il nome? Certo. Bruna. Bruna, sì, benissimo. Bruna. Sono la Bruna. Sì. Ok, okay. Ciao, ciao Bruna. Bruna. Io volevo sentire una sua... Una canzone di Mauro. Vilma. Vilma non ce l'ho in repertorio. Ah... Comunque esatto. Dopo faremo qualcosa. Va bene, va bene. La dedichiamo anche a te, Bruna, la prossima. Va bene, Bruna benissimo. Da Cervia. Ciao, Bruna. Ciao, grazie. Ciao. Un buon proseguimento. Grazie. Ciao, ciao. Leggiamo qualche messaggio. Dai, un bel messaggino. Il nostro amico da Padova dice, se è possibile la canzone Fino all'alba. Grazie mille, un bacio a tutti. Questa la facevo quando ero con Casadei, dopo l'ho fatta quando avevo la mia orchestra, ma poi dopo è andata nel dimenticatoio, comunque un brano bellissimo, complimenti. Che questo amico da Padova, dunque guarda, fino non, alla Padova... Non abbiamo il video. Però com'è mandiamo... che fa? Com'è che fa? Stai con me in questa lunga notte, fino all'alba del sole di domani. Sì, però non è di un signore che è di Cadriano, che si chiama Vito Rorro, che è di Cadriano. E l'ho scritta, cioè l'ha scritta lui e io l'ho incisa quando ero con Raul Casadei. Però c'è rimasto. Non è che me la ricordo proprio bene, però è rimasta nella mente. Comunque è un brano, è una begin bellissima, complimenti. Sai quante ne ho incisi dei brani? Solo che a volte. Meno male. C'è un altro messaggio. Sono finito, okay. Mandiamo quel clap. Ciao Padova! Salutiamo tutti gli amici di Padova. Adesso me la studio, quando ci vediamo a Padova te la canticchio. Dove andate? Il P1 magari, no? No, il P1 no. Va bene, okay. Mandiamo qualche brano. Un classico. No? Dai, un bel classico. Amico dai. Sole e la mia gente. E vai. Lo dobbiamo dedicare alla Silvia da parte dell'Anna, lo dobbiamo dedicare alla Bruna. Lo dedichiamo alla Bruna, lo dedichiamo a tutti. Lo dedichiamo all'Anna di Forlì. Oh, sono tutte donne però. Sì. Tutte. Oh, ma poi io colgo l'occasione, dai, lo voglio dedicare anche a mia figlia Claudia e a Cristiano, che spero che mi stiano guardando da casa. Ciao Cristiano, ciao Claudia, tutta la parentela. Perché dove vai in televisione non ci sono niente. Saluto tutti i parenti. Mi dico anche da parte della mamma che qua, perché possiamo, la mamma mi suggerisce, perché sai, dire, la vecchiaia. Mauro, possiamo dire che per noi è un onore, perché non è che frequenti molto le televisioni, a livello personale. Non ci vado mai. Per noi è un onore, a noi ci piace chiamare, no, va bene, mi fa molto piacere. Allora, un bacione, ciao. Andiamo allora. Chi chiama il numero 333 non rispondiamo, quindi non chiamate. 1976, il mio primo grande successo. Pensavo fosse il numero di telefono. Ma guarda che io ti sentivo, sì, perché mia madre ti ha portato lì, ero in carrozzina e ti sentivo già. Sì. Avevo un anno. Avevi biberò. E quando ascoltavi ogni tanto mi cantava Amico Sole. Dai, che dopo il suo scopo. Dai, andiamo, dai. Tutto dopo. 1976. Eravamo tutti più giovani, vero? Sì. Potete anche cantare, eh? Questo brano lo conoscete tutti. È facile, vero? Amico sole della riviera, mi ricordi l'estate, la mia bella straniera, in un momento è già passata la più bella vacanza della mia vita. Amico sole, bravi, amico sole, un mattino è partita senza tante parole la nostra storia, è già finita con l'estate più bella della mia vita. La tua casa era il sole, il mio letto era il mare, impazziti d'amore, e il gabbiano d'argento nascosto nel vento calore.
foglia, poi sei ingiallita, è caduta ai miei piedi e la storia è finita. Ricordo un treno che se ne andava e una mano nel vento sulle braccia tutti che salutava. Così, ciao bambina, ti voglio bene da morire, ritorna Gatteo a mare. Un altro brano che sicuramente tutti quanti canterete. Brava! Rompi la tua chitarra e non cantare, perché mi fai venire la nostalgia. La notte troppo lunga mi fa impazzire, voglio tornare per sempre a casa mia. C'è una strada tutta bianca, poche case, la mia gente, e c'è tanta, tanta terra che non rende quasi niente. Ma di sera all'osteria ci facciamo la partita, e nel buio c'è Maria, Maria, dalla bocca appassionata, la mia gente che mi vuole bene, la gente mia che mi sa capire, la mia gente che m'aspetta ancora, la gente mia. Sempre dal vivo, che voce, cioè, eravamo a Gatteo Mare, sì, ma quel finale lì è sempre sì tutte le sere te lo senti un po', e poi me lo fanno rifare anche volte, mi prendono, sì, capito, sì, è arrivata la Fedora, allora rifai perché è sorda, l'ha rifatta anche a Fontanelle, e allora rifai una volta, due volte, è vero. A volte viene meglio la seconda della prima, a volte tante volte, questa è un doppio senso, no, è la verità. Abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera a quel fuoripasso della canzone romagnola, e che è anche un milanista come me, e io sono Enzo di Conselvi. Enzo, ciao! Come va? Va, lì, andiamo... Da io milanisti non va tanto bene, No, ma lì non si può sempre vincere. Facciamo vincere un po' anche gli altri, no? Sì, cioè, però no, è un periodo che non è che vinciamo. È già da qualche anno che fate vincere gli altri. Comunque, vabbè. Dimmi, Marlo, Enzo, dimmi. Niente, voglio ribadire che io seguo molto le orchestre, e perciò posso dire la mia. Non sono nato ieri e posso dare un giudizio attendibile. E te sei veramente il più grande. Dai, va là. No, con tutto il rispetto per gli altri, perché la carriera lo dimostra, e c'è solo una cosa, se poi mi dai una risposta. Non capisco perché nel ricordare Borghesi non si sono ricordati di Mauro Ferrara. Ma quando l'hanno ricordato Borghesi? No, ci sono delle canzoni, ci sono c'è qualcuno che canta rievoca. Sì, ho capito. Grande Borghesi. Beh, io ho inciso anche dei brani. È stato con Borghesi. Ho inciso dei brani cantati, dai, ho inciso La mia valle, ho inciso Emilia Romagnola. No, ma non capisco perché non hanno mai ricordato che Mauro Ferrara ha fatto parte di Borghesi. 5 anni, bravo. Ecco, vabbè, capitolo chiuso. Dai. Non ero ancora Mauro Ferrara, forse non mi conoscevano per quello, però ero Mauro Carlini allora.
Vabbè, vabbè, Mauro, ascolta. Ti ringrazio, sei troppo gentile, troppo buono. Niente, è una canzone qualsiasi, se me la fai sentire, perché dopo io esco di casa. Noi facciamo un brano, il prossimo te lo dedichiamo a Enzo di Consiglio. Sei andato a mangiare i ranocchi quest'anno? Ma sì, ma non... non sono più i ranocchi di una volta. Ah, anch'io l'ho notato, il sugo del ranocchio non è più denso come quello degli altri anni. Saltano te meno, lo posso assicurare. Saltano meno i ranocchi di adesso. Enzo, un bacione, grazie, ti saluta anche la Carla. Saluto anche i tuoi conduttori che sono molto sono bravi, eh? Grazie, troppo buono. Ciao Enzo, grazie. Ciao, Enzo. Stasera siamo un po' emozionati perché abbiamo una persona, insomma, molto importante, quindi... Ciao. E forza Milan! Grazie. Ciao. Bene. È un milanista sfigato come me, perché è un brutto periodo per il Milan. Cioè, noi della Juve speriamo che non brucino. Noi della Juve siamo più allegri. Lo so. Allora, hanno bruciato Allegri. Perché a Castellina hanno bruciato Sedor, ma adesso spero che non brucino anche Pippo. Leggo i messaggi, Silvio. Vai. Vorrei farti tanti complimenti a Mauro e mi farebbe piacere sentire Romagna Capitale. Un bacio, Daniele da Forlì. Abbiamo appena... la facciamo. Più tardi la facciamo. Ciao Mauro, sei forte. Un salutone da Andrea Montanari di Campo Gagliano. Ah, ciao Andrea, è un cantante, che canta. Andrea Montanari, ah, sì. Con Barbara Rucchi e Massimo Venturi. Sì, esatto. Ciao. Andrea, vero? Ciao Andrea. Quello con i capelli biondi. Salutami i miei amici di Campo Gagliano. I lunghi. Un saluto al nostro amato Mauro da Barbara e Alice di Fano, un bacione. Ah, ciao Barbara, ciao Alice. Ciao Mauro, un saluto dai nuovi amici 2014, Lucio e Fulvio di Parma. Da Borghetto, Eromo di Mantova, ti aspettiamo alla Cadelliscio l'11 ottobre. Un saluto a te e Mauro Silvano, grazie. Sanno le tue date. Sanno tutto, amo loro, vedi, vanno su internet e trovano tutto. Ormai le date. C'è tutto, ormai... Vanno su internet, grande evento, trovano tutto. È vero, anch'io quindi ci vado. Quindi colgo l'occasione, l'ho detto, su internet, grande evento. Trovate tutte le date. È vero. Okay. Ciao ragazzi, questa sera avete ospite un grande. Sì, sono d'accordo. Mi fate sentire Romagna mia. Abbiamo già fatto il primo. Grazie da Patrizia di Poggio Renatico Ferrara. Vedi, una tua ferraresa. Quelli che stanno, che magari ciao, stanno, Patrizia. Quelli che si stanno collegando adesso, vi ricordo che domani dalle 14:20 c'è la replica, quindi magari mettete sul registratore, vi mettete a posto i decoder in modo che potete registrare la puntata con Mauro Ferrara. Anch'io, anche tu per la stessa cosa. Anch'io, domani alle 14:20 voglio vedere, ti riguardi, ti registri la puntata. Mi ricordo che una volta ci hai mandato un messaggio che avevamo di Arene Vione, è stato bellissimo. Anche salutiamo di Arene perché ci guarda, ciao Arene, sempre, quindi un bacione a una grande cantante. Bravissima. Niente, il nostro amico Leonildo e Donata da Padova ancora richiedono un bacio se possibile fino all'alba, grande, sei grande. Ancora? Sono loro. Sono. Si vede che sono attaccati. Ma devo studiare. Te la devi studiare, quando vai a Padova. La devo mettere in repertorio. Abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. È mezz'ora che sono in attesa, ho ascoltato tutti i vostri discorsi. E vai! Stia tranquilla signora, paga tutto Mauro Ferrara. Bravo. Ciao Mauro, sono l'Imelda di Cesenatico. Vostro fan club di Valverde. Grazie della telefonata. Dimmi. Volevo farti tanti complimenti, è 2 ore che sono qui che aspetto, con il dito che mi fa male. Sei grande come al solito, non c'è bisogno che te lo dica. Troppo gentile. Spero di vederti presto nella nostra piazzetta lì, lo sai dove. E poi so che ti vedrò il 12 vicino a Cesena. Però se vieni a San Zaccaria il 1 ottobre ci vediamo a San Zaccaria. Se mi portano ci verrei magari, verrei a piedi però lo sai. A San Zaccaria. Ah, se posso vengo volentieri, Mauro. Bene, mi fa piacere. Ascolta, qualunque calzone va bene, che sai mi piacciono tutte le tue, tu sei sempre grande. Faccio un gran saluto anche a tua moglie, la Carla. Grazie. A quei due bei ragazzi che hai lì in fianco. Grazie. Un saluto anche come si chiama la signora? Sono le Imelda da Cesenatico. Imelda da Cesenatico, sì. Bene. Anche da parte dell'Elma e di Manuel. Grazie Mauro. Imelda, grazie. Allora ci sentiamo e ci vediamo da qualche parte. Grazie mille. Buon proseguimento di serata. E sempre viva il Milan. Sempre, grazie, ciao. Ciao Imelda, ciao, grazie. Ciao ragazzi, ciao. Ciao. Tanti saluti da Bruno Venturi di Autospurghi, da Anzole Emilia. E vai. Conosci? Grazie. Autospurghi. Grande. Bene, allora andiamo con un po' di musica.
Andiamo con un po' di musica. Facciamo un pezzo che fa Walter. Walter, che lui Walter Zanarelli. Zanarelli. Esatto. Beh, allora, Mauro, io ci provo. Io ci provo. No, no, vai, vai. Insomma, io ci provo. Walter, vai, è contentissimo. Walter è un grande, dai. Vitamina C, ok? Vai. Vitamina. Adesso quando vedo Walter dillo, dai. Te lo dico, Mauro ha fatto una tua imitazione, però dici, fatta guarda, la can... quando lo vedi che ci viene a trovare, dai lo chop, dice a suonare così così, però dei cuccioli simpatici. No, no, sei andato benissimo, sei stato bravissimo. Telefonata, pronto? Ciao Mauro, ciao Silvano, ciao Mauro. Ciao Elena, ciao. Questa è l'Elena. Ciao a tutti. Sì, sì, noi ormai la voce li conoscete. L'Elena è una Bologna. Ciao Elena. È un amante di Massimo Pugliesi. Ciao, ciao. È un amante, Mauro, di... Dimmi. Ascolta, mi fai sentire Romagna Capitale? Senz'altro, prima della fine tu stai sempre sintonizzata e poi vedrai che arriverà anche Romagna Capitale. Te la mettiamo un po' alla fine, grazie, così stai lì a guardarci. Grazie, grazie, Mauro. Grazie Elena. Mauro, ascolta una cosa. E mi saluti Fiorenzo e Moreno. Senz'altro, domani o dopodomani quando li vedo te li saluto. Anche Walter, dai. E anche Walter, li saluto tutti. Elena di Bologna. Elena di Bologna. Vedi, mi scrivo tutto. Scrivitelo, grazie. Vedi? Sta scrivendo. Ciao Elena. Sto controllando io. Ciao. Un bacione. Bacione. Ciao. Ciao. È andata, focosa, è una così, veloce, è bella focosa. Tanto di andare. Si capisce subito, vado con i messaggi. Ciao ragazzi, questa sera avete un grande ospite, un salutone, tutti siete grandissimi. Luisa da Forlì. Ah, ciao da Luisa. Luisa. Ah, Luisa, Luisa. Un saluto a mio fratello Mauro. Ciao a tutti da Alfredo. Oh, se volete andare a mangiare bene, andate alla Voglia Matta Fusignano, il ristorante... Di mio fratello Fusignano, cioè Fusignano. Esiste anche Arrigo Sacchi. Sì, bravo. Allora, Fusignano conoscono Arrigo Sacchi e il ristorante alla Voglia Matta di mio poi fratello. Poi si dorme anche. Si dorme mangiata. Dopo una bella mangiata, quindi bevete e dormite lì. Sei mai andato a cantare da tuo fratello in un ristorante? Sì, una volta o due, dai, non tanto. Che bello. Hai un fratello insieme, basta? Insieme hai un fratello e basta? Sì, uno solo. Sì. Bene. Sono Leo. Non è gemello, eh? È più giovane? Un po' più giovane. Si chiama Alfredo. Ciao Alfredo. Un bacione, grande. Alfredo Carlini. La Voglia Matta Fusignano, andate tutti alla Voglia Matta, mi raccomando. La Voglia Matta si mangia bene. Sì.
si mangia divinamente bene. Fa anche la piedina. Fuori pubblicità, no? Anche. Sono Leo di Casola, Valsennio, vorrei la canzone del grande evento, Strisciami. Ciao a tutti, Strisciami. Strisciami è la canzone. Che la canta però l'Anna Maria. Questa la richiedete quando viene l'Anna Maria, eh? È vero. No, ma dopo vediamo, sei in scaletta, perché noi abbiamo fatto una piccola scaletta, adesso vediamo se riusciamo a accontentare tutti. Cioè, c'è da dire che il grande evento siete molto professionali, però avete anche una bella ragazza. Sì, insomma. Abbiamo una ragazza di 23 anni, giovanissima, quindi... Che qua è della zona, però... Io e la mia età vicino con uno di 23 anni, penso. Che soddisfazione, eh? Poi faccio una comunicazione, Daniele, ho fatto leggere il tuo messaggio. Colgo l'occasione per salutare Anna Maria e tutta la sua famiglia, ciao. E poi tutti i ragazzi dell'orchestra Grande Evento, tutti ciao. Quanti al completo, tutti. Stavano guardando, sì. Sì, sì qualcuno tutti. Penso che ci guardi, qualcuno. Bene. Siete seguiti, eh? Moreno, secondo me ci guarda. Siete seguiti, siete. Anche in Romagna vi vedono, eh? C'è Gabriele che c'ha il braccio che ormai non ne può più. Ciao Gabriele, dimmi Gabriele, dimmi. Telefonata. Pronto? Pronto? Buonasera. Pronto. Buonasera. Buonasera. Sono Marisa di Sette Cani. Oh, Marisa, dica. Sai quante volte avrei voglia di vederti? Ti ricordi ancora di noi? Sette Cani, mi ricordo, sette, però... Quando eri con Borghese. Ah, quando ero con Borghese, bei tempi, eravamo tutti più giovani, come dico sempre. Tutti più giovani. Sono la mamma di Ivana, ti ricordi? Ah, ho capito. Tu mi chiamavi mamma. Ho capito. Bei tempi. Sì. Ma io sono stato con Borghese, adesso così ve lo dico, dal 69 anni. Fino al 74, prima di andare con Casadei. Quasi 5 anni, con Borghese. Col maestro Vittorio Borghesi. E sei entrato con Casadei, che c'era Renzo Luana, Robertino. Sì, tutti. Ti ho rivisto poi una volta soltanto dopo... perché purtroppo ho dei problemi, ma sarei venuto a vederti anche prima. Dov'è perché... che abiti a Sette Cani, vicino a... qual è il posto di vicino? A Nuovo Mondo, San Vito. A San Vito, noi in quella zona lì ci veniamo poco. Appunto. L'unico posto lì... ci siamo fra un po' lì da te. Siamo alla festa del prete, Riccione. Non è lontano, dai, Riccione. Posso venire anch'io alla festa del prete? Sì. Riccione, per piacere. A Fontanelle, a Stella Maris. Ma Mauro, posso venire anch'io allora, a festa del prete? San Vito di Modena, eh? Ah, San Vito di Modena, io credevo San Vito di Forlì, credevo. San Vito di Modena. San Vito di Modena. Beh, allora San Vito di Modena, dov'è un po'? Ah, veniamo cosa? Veniamo, adesso te lo dico. No, adesso... Veniamo a San Cesario. Ah, ho capito. Ma due? Il 21 di novembre. Bene, e poi veniamo anche a San Martino in Rio, il 19 ottobre. A Fallecino. Bene. Quindi, mi ha fatto piacere vederti, Mauro. Mi ha fatto piacere anche a me. Ascolta, niente, saluta la Carla. Grazie. Saluto i due ragazzi che sono stupendi. Ti ringrazio, sono bellissimi, giovani, pimpanti, carichi. Ciao. Grazie mille, ciao. Ciao. Beh, fa piacere, messaggini vedo. Mauro, messaggini, vai, qui arrivano, guarda. Ciao, sono Morena, da Vestenanova, ho detto bene Mauro, in provincia di Verona. Per favore, potete dedicare al mio fantastico zio Patrizio una canzone a vostra scelta? Grazie mille. Ok. Sicuramente. Adesso è. Ciao ragazzi, siete molto simpatici. Sono Gabriella da Modena, vorrei sentire l'Ave Maria suonata da Scaglioni e Passarini. Grazie. Ok. Che bel trio, un bacio dalla Maria di Marzabotto. Ciao Maria. Ciao Maria. Marzabotto, che volevo. Maria, dimmi sempre che mami. Senta che Maria, fior di mia gioventù, stanotte t'ho donato l'amore. Tu sulla fisarmonica, no? T'ho baciata sul cuore, non scordarti mai più, Maria. E via, grande Mauro, bellissima, alla faccia del playback o dell'autotune. Io volevo leggere anche un messaggio che mi ha mandato tua moglie. Come ti ha mandato mia moglie un messaggio? Sì, l'ha mandato a te, però tu non lo vuoi leggere. Io lo voglio leggere perché è bellissimo questo. Comunque c'è da notare che perché Mauro fa senza occhiali. Io non sono più giovane, perché però ve lo leggo, c'è scritto un saluto da parte mia, che sarebbe Daniela, la moglie di Silvano, giusto? Sì, esatto. A Mauro Ferrara, che ho conosciuto la sua voce da piccola, quando la radio alla domenica mattina suonavano le sue canzoni a ripetizione. Un ricordo speciale del mio papà,
che amava tanto la tua voce. Grazie, grazie Daniela, Daniela, gentilissima, grazie. Ci hai commosso, eh? Non solo me, anche Silvano. Sai con me, i ricordi. Ciao Daniela. Va bene, allora andiamo avanti. Andiamo con la canzone, cosa abbiamo deciso Silvano? Perché qui parliamo facciamo, sempre... Facciamo fare, scegliere a Mauro. Facciamo dedicato a mia moglie. Dedicato a mia moglie. Perché io conosco... la mia ce l'ho qui. Sì. E poi io dico, ad ognuno la sua. E posso dirti che hai una moglie simpatica? Mi fa piacere. Ma bella, ma anche simpatica. No, ma io prima di dedicare una canzone alla a moglie, bisogna andare verso casa. Quindi si va verso casa mia. Verso casa mia. Verso casa mia. Allora poi dai, quando diciamo, siamo verso casa mia, quando siamo allora a casa, lo dedichiamo alla moglie. Allora, apriamo una parentesi allora su verso casa mia. L'abbiamo fatto con l'orchestra sinfonica Cherubini. Ah, è vero. Del maestro Riccardo Muti. E c'era anche Riccardo Muti. C'era Riccardo Muti in platea. Beh, una cosa, abbiamo fatto una cosa bellissima a Ravenna. E dirigeva il maestro Babini. Praticamente abbiamo fatto alcuni brani del maestro Secondo Casadei. Con l'orchestra sinfonica e quindi qui vi faccio in un modo classico facciamo ascoltare verso casa mia un brano bellissimo. Maestro Muti ti avrà fatto anche i complimenti perché hai una bellissima voce. Bravissimo. Bene, vai. Vediamo questa. Bella è la strada di casa.
paesello. Ridere o piangere ormai non ha importanza per me. A casa mia c'è sempre qualcuno che aspetta.